Allora, buonasera a tutti. 25 aprile, quasi tutti gli anni abbiamo fatto, penso tutti, la grigliata. Oggi, sfortunatamente, ci troviamo in pandemia e quindi ho ben pensato una cosa. Ho detto, arrostire dal balcone significa o farsi mandare una denuncia dal capocondominio o comunque impuzzare una casa. Allora ho detto, ci mangiamo a pranzo una cosina leggera e questa sera ci mangiamo invece una bella margherita. Pertanto, mi sono preparato degli ingredienti che adesso vi mostrerò. Allora, abbiamo 600 grammi di farina 00, già nella nostra ciotola, dove andremo a impastare il tutto. Poi abbiamo, vi faccio vedere una cosina, abbiamo come dosatori 3 bicchieri d'acqua di plastica che corrispondono alla quantità precisa di 600 ml d'acqua. Abbiamo un biberon con dell'olio extravergine d'oliva, stiamo sui 10-15 ml oggi. Abbiamo del sale, siamo sui 10 grammi, 10-15 grammi di sale, 10-15 grammi di zucchero. E iniziamo il nostro impasto. È un impasto diretto, ragazzi, oggi su oggi, quindi impastiamo oggi pomeriggio, andremo a fare una lievitazione di 5 ore, dopodiché passeremo alla cottura questa sera. Di solito faccio un impasto 24 ore, oggi ho voluto provare questa soluzione qui. Adesso partiamo nel seguente modo. Abbiamo questi 3 bicchieri d'acqua, che da 200 ml l'uno compongono i 600 ml d'acqua di cui abbiamo bisogno. Mettiamo dentro un bicchiere da 200 ml dove abbiamo sciolto il nostro lievito, sono 10 grammi di lievito. Mettiamo dentro la nostra boule. Aggiungiamo un secondo bicchiere. Benissimo. Azioniamo la lievitazione con il nostro zucchero. Benissimo. E iniziamo a lavorare con la nostra forchetta. Lavoriamo con la nostra forchetta così che, siccome parliamo dell'inizio, dello starter del nostro impasto, per non sporcarci le mani e riuscire un attimo a lavorare bene il nostro impasto, ci aiutiamo con questa forchetta, che comunque fungerà, tra virgolette, da gancio per impastare. Iniziamo, come potete vedere, con questo compostino molto grezzo. Io sono partito dalla farina perché... perché siccome dobbiamo azionare subito la lievitazione, quindi il processo enzimatico, dobbiamo aiutarci partendo da questo procedimento qui. Quindi creiamo questo impastino molto molto grumoso. Non vi preoccupate perché i grumi, pian pianino vi spiegherò come eliminarli. Quindi abbiamo in questo momento questo composto qui. A questo punto continuiamo un attimo a girare, a far incorporare la farina con l'acqua. Per benino, ok, un impasto molto facile questo qua rispetto ad altri che ho fatto altre volte. E poi ribadisco, è un impasto diretto. Aggiungiamo adesso il terzo bicchiere d'acqua, ok, e concludiamo quindi la nostra idratazione. Il sale lo aggiungeremo tra un po', è l'ultimo ingrediente dopo l'olio che uniremo al nostro impasto proprio per facilitare la lievitazione, perché vi ricordo che il sale spacca e ostruisce la lievitazione se messo all'inizio. Okay. Benissimo, quindi noi stiamo andando in questo momento, come potete vedere, a incorporare l'acqua e la farina, esclusivamente questo passaggio. In questo caso già abbiamo con lo zucchero dato lo starter alla nostra lievitazione. Adesso inizieremo a girare in modo energico il tutto, così faremo incorporare la farina e l'acqua in modo unico. Ok. Iniziamo, come vi dicevo, a impastare dalla ciotola, passeremo sul banco successivamente e lavoreremo poi il nostro panetto con l'aggiunta di ulteriore farina che ci dà la possibilità di chiudere il nostro panetto.
È un impasto veramente, veramente idratato. Io vi ho parlato di 600 grammi di farina all'inizio e li useremo nel seguente modo. I 500 grammi sono qui dentro. Gli altri 100 grammi mancanti li metteremo sulla lavorazione sul banco in modo tale da riuscire a chiudere il nostro impasto al quale applicheremo le famose pieghe. Famose pieghe, sarà un giro di 3 pieghe. Quindi noi impasteremo adesso questo impasto, dopodiché lo faremo riposare la prima volta per 30 minuti, dopodiché applicheremo il primo giro di pieghe, la seconda volta 30 minuti, secondo giro di pieghe che vi farò vedere successivamente nella successiva diretta, per non tenervi troppo online con me, e poi il terzo e ultimo passaggio, che sarà un ulteriore riposo di 30 minuti, e a quel punto faremo lo staglio, quindi la forma dei panetti. Importanti le pieghe, sono molto importanti perché favoriscono innanzitutto la lievitazione, incameriamo aria e se volete date un'occhiata online al video Slap and Fold, è un video dove vi spiegano perfettamente come effettuare proprio le pieghe. Adesso abbiamo questa pastella, come potete vedere, molto liquida. A me interessa che il prodotto sia idratato al massimo, ovviamente al massimo della sua possibilità, perché la farina, abbiamo una Spadoni, un Molino Spadoni oggi, che è un ottimo prodotto, una farina 00, ma comunque bisogna saperlo trattare. Negli ultimi tempi ho sperimentato, come vi dicevo, da 24 ore, oggi in 5-6 ore sperimenteremo il tutto. Vi dicevo quindi, impastiamo, giro, 3 giri di pieghe, staglio dei panetti e successivamente una lievitazione in forno spento per circa 5 ore, 4-5 ore. Vedete, lievitazione dei panetti, lievitazione unica e poi andremo a spianare e cuocere in forno statico massimo 250 di temperatura, i massimi gradi ecco del forno da casa. Successivamente stasera vi farò vedere poi la realizzazione finale del prodotto e mi scriverete poi i vostri commenti per comprendere insieme se avete compreso il procedimento e se vi piace anche l'idea. Adesso aggiungiamo un filo d'olio, circa, intendiamoci, 10-15 ml, andiamo a occhio senza prendere bilancia e quant'altro, diciamo che questa, in questo momento ci troviamo questa situazione qui. Situazione qui che sembra assurda, ma è la classica idratazione che ci consentirà la formazione delle bolle, una giusta lievitazione e un prodotto digeribile. Ricordiamo, abbiamo solo esclusivamente 10 grammi di lievito, che è la cosa molto importante. Quindi pastella effettuata, buttiamo dentro il nostro sale. Quindi ultimo ingrediente. Facciamo incamerare il nostro sale nel nostro impasto, dal basso verso l'alto, in modo tale che tutto l'impasto sia omogeneamente salato. Ok, e adesso passiamo alla parte tra virgolette più difficile. Dobbiamo buttare giù sul banco il nostro impasto. Ci prepariamo sul nostro banco una parte dei 100 grammi di farina. Qui abbiamo buttato giù circa 20 grammi di farina, ce la disponiamo per benino in modo tale che sul banco non si appiccichi il nostro panetto, aggiungiamo un po' anche dentro la nostra ciotola e scendiamo questa pastella molto liquida appena lavorata. Come potete vedere è una vera e propria pastella. Adesso la nostra forchetta finisce la sua parte, che adesso iniziamo a lavorare il nostro panetto, il nostro impasto, scusate, con le mani. Come potete vedere, sembra assurdo, sembra difficoltoso, però con l'aiuto della farina e un po' di pazienza riusciamo a iniziare a fare le prime pieghe al nostro impasto, al quale aggiungeremo pian pianino la parte restante della farina, al raggiungimento finale dei 600 grammi, come vi dicevo prima. Quindi cercheremo di fare una specie di pieghe, è un inizio, uno start di pirlatura, che sarebbe proprio la formazione delle pieghe e il rigiro del panetto su se stesso, per eliminare
poco poco dell'acqua in eccesso e raggiungere la consistenza che vogliamo. Come vedete, guarda, ancora siamo in un momento in cui sembra molto difficile gestire il nostro impasto. Quindi lo giriamo, lo rigiriamo e iniziamo a formare le famose pieghe. Continuiamo con la nostra farina. Ci aiuterà, come vi dicevo, a raggiungere il nostro obiettivo, cioè avere un panetto iniziale setoso, omogeneo e liscio. Come potete notare, pian pianino stiamo arrivando alla sua realizzazione. Andiamo recuperando anche la farina sul banco, che è una cosa molto importante, e ci andiamo a lavare, così nel gergo tra virgolette dei panificatori si chiama, ci andiamo a lavare le mani con la farina. Di farina, giriamo, eliminiamo l'eccesso nelle mani. Adesso stiamo per passare al famoso processo di lavorazione sul banco effettivo. Continuiamo a incorporare farina e aria. Non so se sentite il rumore, si forma all'interno, proprio si va incamerando l'aria, e giriamo per benino. Poi nella successiva diretta vi farò vedere in 2-3 minuti un attimino quello che è il concetto di pieghe. Le pieghe sono molto importanti, perché con le pieghe andiamo a incamerare l'acqua, l'aria, perdonatemi. Incamerando aria favoriamo la formazione dell'alveolatura, la famosa alveolatura che vediamo nei bordi poi. Continuiamo ancora con la farina restante. Quindi, come vedete, stiamo iniziando a formare il nostro panetto, sta prendendo la sua forma. E iniziamo, come possiamo vedere, il nostro inizio di pirlatura, cioè formazione delle pieghe su se stesso. Incameriamo aria, ci ripuliamo le mani e iniziamo un attimino a ripulire anche il banco, perché ripulendo il banco tiriamo via anche tutta la farina in eccesso. Ok, quindi impasto molto soffice. Ricordiamo, stiamo facendo un impasto diretto, quindi un impasto che facciamo oggi e cuociamo oggi. La cottura la faremo stasera. Faremo stasera una classica margherita, la nostra pizza italiana famosa in tutto il mondo. Questa è una ricettina, orientativamente stiamo per 2-3 persone. Quindi da questo impasto finale ricaveremo circa 3 panetti quest'oggi. Quindi, come potete vedere, si sta iniziando a recuperare tutta la farina sul banco. Ci scrivono: ciao, mi sono connessa tardi, puoi fare un riepilogo di ingredienti? Allora, 600 grammi di farina 00 Molino Spadoni, 10 grammi di lievito, 400 ml, 600 ml d'acqua, 15 grammi di sale, 10 grammi di zucchero, 15-20 ml d'olio. Stiamo parlando di quasi il 100% di idratazione. Come potete vedere, abbiamo un impasto ancora grezzo. Adesso è il momento molto importante, perché aggiungiamo un filo d'olio che ci aiuterà a manipolare il nostro panetto da entrambe le parti e iniziamo a impastarlo in modo tale da eliminare tutta la parte di cui vi parlavo prima, che sono i grumi. Quindi prendiamo il panetto, lo sbattiamo un attimino, ci continuiamo a pulire le mani, adesso ci aiuteremo anche con un po' di farina, che è molto importante, e iniziamo
a lavorarlo su se stesso, cioè lo giriamo, ok, e cerchiamo di andare a formare pian pianino il nostro panetto, che andrà a riposare adesso, come vi dicevo, una mezz'oretta, e poi passeremo alle pieghe. Questo momento è il momento, tra virgolette, più importante, perché stiamo andando a praticamente chiudere il tutto. Adesso l'olio non ci servirà più, lavoreremo solo con le mani, la farina è quasi terminata, quindi abbiamo rispettato la ricetta, la nostra fotocamera è un attimo rigirata, la aggiustiamo, ok? E adesso iniziamo, come possiamo vedere, a lavorare, e siamo quasi pronti, tra un massimo 5 minuti, a chiudere il nostro panetto. Intendiamoci, questo è un impasto che ha una lievitazione bassa come tempo, però agevolandoci con una farina di qualità e poco lievito, e le 5 ore di lievitazione, raggiungeremo un prodotto con una digeribilità sostenibile. Adesso, ragazzi, recuperiamo un po' tutta la farina che c'è sul banco, come vi dicevo prima, e ci prepariamo alla chiusura del nostro panetto. Quindi lo prendiamo, lo ristendiamo un attimino, lo alziamo su se stesso e lo andiamo a chiudere. Pirlatura sarebbe questo movimento qui, ok? Ci ritroveremo praticamente questo panetto con un effetto buccia d'arancia. Non so se riuscite a vedere l'effetto esterno. Buccia d'arancia è il classico effetto iniziale. Adesso il panetto riposa per 30 minuti. Successivamente vi faccio vedere un attimo l'effetto che avrà fra 30 minuti nella prossima diretta, e sarà un effetto in cui riscontreremo il fatto che il panetto ha riposato, e quindi l'effetto buccia d'arancia scomparirà, perché l'impasto si rilassa e tende tranquillamente a assumere il suo aspetto setoso. Adesso facciamo un'ultima piega su se stesso, da un lato e dall'altro, e lo andiamo a chiudere per benino in questo modo. Adesso vi faccio vedere la chiusura per il riposo. Chiusura per il riposo che effettuiamo con la nostra pellicola. Un pezzo di pellicola, chiudiamo per benino il panetto, lo lasciamo riposare per 30 minuti sul banco da lavoro. Ci rivediamo tra 30 minuti nella prossima diretta, dove vi spiego lo strap fold, che sarebbe il classico metodo per fare le pieghe e per chiudere il panetto, per passare poi alla successiva operazione, che sarà nuovamente riposo e nuovamente pieghe. Seguitemi, tra circa 30 minuti ci rivediamo in diretta, e così insieme vediamo un attimo lo sviluppo del panetto, il riposo e quant'altro. Grazie per avermi seguito, condividete il video e ci vediamo tra mezz'ora.